Sequência, vamos ouvir agora o presidente da Tim Brasil, Alberto Griselli. Pode subir ao palco. Pronto, então. Novamente, boa tarde a todos. Agora, depois do almoço, tenho uma apresentação de 50 páginas aqui para discutir vocês vários use cases. Então, curtinho. É, vou começar a falar um pouco da team em geral e depois vou é, tentar encaixar o 5G nessa apresentação. É o seguinte: falamos na parte da manhã que, enfim, vários acontecimentos importantes para o setor é, nos últimos 12 meses. Então, é, a Oi, de um lado, o 5G do outro, e, e juntando esses elementos é, aqui, é, acredito que a Tim possa dar um pulo na frente no posicionamento, no seu posicionamento no mercado e ambir a ser a operadora mais querida ou mais preferida do mercado brasileiro. Isso, una pratica, che significa? Isso perché a gente eh, ganha muscolatura con la e con 5G, mais eh, una opportunità di differenziazione e di innovazione. E ser a operação mais querida eh, o mais preferita do Brasil significa eh, ser riconosciuto come miglior na sua oferta, no serviço e na rete. Agora vou commentare i sistemi un um po' por alto e depois vou tentar vedere come è che 5G, a das contas, la tecnologia, si encaixa nesses elementos aqui. Então, vamos alla migliore offerta. Migliore offerta nada mais è che utilizzare a inovação a serviço do cliente. Então, fazer algo che sia novo e che possa essere utile, considerato utile, al valor percebido para o cliente. Noi da team nel no mondo del consumidore, qui si fa il consumer e business. Nel no mondo del consumidore eh, lançamos varie, novità nel nostro no settore. Fuori i primo a includere Netflix nei nostri plani, e gli unici operadora che offre choice bando nel mondo consumer, ossia il cliente può scegliere il contenuto che que vuole se muda altro di piano. E, esse e, Apple, son, enquanto, no, e e si anno se fesiamo su una parceria esclusiva con Apple che sono abbiamo para fornire Apple Music un po' rinquanto, ma e cosa si ra ouvrir nos prossimos meses. E io teme, come è che si encaixa il 5G, fa lo si precisa di una Reason Why, para o cliente e eh, utilizzare eh, o 5G o comprar 5G e eh, che aggreghi il relassava a già è offer eh, offereso oggi. Agora o Ccoje prestes a ser lançado. Então nós do lado da TIC, o que vamos fazer, vamos justamente a empacotar para o segmento consumidor aquele que pensamos que possa ser uma primeira reason why para eh, utilizar o serviço e as possibilidades que ele eh, permite. Agora, não posso contar agora que vamos a lançar mais, eh, pois eh, Brasília vai no ar possivelmente nos próximos dias, nos próximos dias, aqui é estou olhando para março, a competição, nós vamos a lançar um pacotinho 5G e para os clientes consumer começar a brincar com algo a mais que seja exclusivamente uma maior velocidade de throughput. Aí vamos aprendendo, vamos a ver a resposta e vamos evoluindo, assim como nos demais mercados. Pois, ainda na final das contas, não tem todos esses use cases consolidado de oportunidade de monetização também nos países que já introduziram 5G. Então, o único objeto é tentar experimentar e, e encontrar o caminho certo. Quando vamos no mundo do, do business, é aí que o tema fica mais interessante, pois é, as oportunidades que existem são mais focadas nesse tipo de segmento. So che oggi in dia o 4G atende abbastanza bene le domande dei nostri clienti, questa è la verità. E, e 5G e necessita di un processo di education, quindi o che sta eh, accadendo nella nostra strategia di B2B è cominciare a sperimentare eh, alcune soluzione con i nostri clienti e ir use cases. E no mundo B2B nós identificamos algum segmento, verti algum vertical que para nós são estratégicos. Então, um deles é agronegócio, e o agronegócio, enfim, o Cristian também falou, é um 25% do PIB brasileiro, então é, é normal que todo mundo se focalize onde tem uma oportunidade e onde tem DNA do Brasil. E lançamos vários projetos em tecnologia 4G, E a Gundo, nossos clientes, agora estão nós querendo sperimentare soluções 5G. E fizemos un um, um primo test eh, alcuni mesi atrás eh, con Ainsolo, che eh, è uno um dos grandi eh, eh, produttori, fazendas aqui do Brasile, in no Ceará. E eh, fomos presenti eh, a eh, Ribeirão Preto, era mais o meno un um mese atrás, che eh, aconteceu a feira do agro-negócio e foi. Con grande soddisfazione che, entre i eh, eh, principali destachi do evento, aparecemo noi, team, con una parceria con eh, Agropalma. Então, è, un, eh, è algo onde di fatto estamos agora gettando le basi per costruire algo. La maioria dei clienti sono soddisfatti con il servizio 4G. Estamos começando agora a sviluppare l'ecosistema ecossistema di soluzioni per creare il valore con 5G. Outra, opportunità che stiamo svolgendo è con Astellantis, stiamo parlando dos carros conectados. Stiamo sa parceria qui in no Brasile con Astellantis para automatizzare e dar vita aos carros deli. Tutto in 4G, chiaramente, perché ha la copertura para poter fornire il servizio. E dito isto, a proximità con cliente, stiamo experimentando con lui a tecnologia. 5G no show de fábrica para identificar erros na cadeia produtiva. Então, são soluções pontuais nesse momento e o caminho é ir construindo com o um ecossistema o que é necessariamente, o que é as soluções que interessam aos clientes. Pois, afinal das contas nós somos uma empresa esperta em telecomunicações. Enquanto e há soluções que, de, que estão sendo implementadas, soluções que endereçam O processo di de digitalizzazione delle imprese. Então, è necessariamente un um lavoro a essere fatto a quattro smarts, una piattaforma digital, che stiamo cominciando a costruire con i nostri clienti. Passando al tema do servizio. Qui tem poco a ver con il 5G, ma con l'evoluzione della da dinamica competitiva do settore. Ou seja, e na medida che, e il ah, settore muda da una competizione centrata no volume a una competizione centrata no valore. È normale che tutte le imprese si cominciano a focalizzare sempre più na attenzione del cliente. Aqui, sto colocando uno um dei indicatori che a gente começò a trabalhar un tempo: che è il nostro posizionamento do reclame, qui, poiché entendiamo che è una visione più ampia della percezione del cliente se correlassava al nostro servizio. E la eh, stessa abordagem che stiamo tenendo per un servizio 4G della nostra tecnologia attuale, la gente chiaramente sta applicando para, e va a applicare per qualche eh, soluzione in ambito 5G. Qui è importante notare che noi arriviamo a una nota media di 8,4 che ci colloca in un patamarra delle imprese digital native. Qui, per ricordare, a Nubank sta con 8,1%. E eh, as imprese eh, Amazon o Amagalu sono eh, fortemente riconosciute per l'elevata qualità dei servizi che offrono. Noi stiamo querendo competire in una esfera onde, eh, a te, un um tempo atrás, le imprese di comunicazione non stavano nem pensando, non stavano, infine, posizione di poter dar con un um, um livello di servizio nessa altura. Passando a eh, il Terzo tema, questo tem a ver com la eh, lideranza nel no posizionamento di rete. E qui c'è una buona sinergia eh, con relação ao 5G. Oggi nel no Brasile, eh, il 4G cobre 85% dei municipi, o seja, una buona parte dei domicilii che ainda estão com un um serviço exclusivamente di 3G. E. Eh, è chiaro che a qualità del servizio è un differenziale e a è fondamentale per eh, os clientes móveis. Noi, con la team, fomos trabalhando nos últimos anni per raggiungere o primeiro marco, che era a maior cobertura 4G do Brasil. Agora, após la aquisição da OI, a gente pode affermare che non siamo, non solo a maior cobertura 4G do Brasil, ma la a maior cobertura do Brasil. Então, estamos cobrando più o meno 5.300 municípios agora, então siamo a, a empresa com a maior cobertura do Brasil. E o che stiamo facendo agora è costruire una cobertura meaningful para o serviço 5G. Non esiste 5G se non tem cobertura. E, então, o che que stiamo querendo fare è escolher as praças e as capitais e, e, e fare il deployment di de una cobertura nessas capitais in forma che il cliente possa avere un servizio in continuità, ossia una buona copertura iniziale das capitais, per che si crei un ciclo virtuoso che permetta a noi di vender mais e terminare 5G, os clienti di usare più la tecnologia 5G, aí creare un ciclo per costruire e monetizzare questo servizio e fare offload da tecnologia 4G. E stava commentando che o una percentuale già a doppio digitale dei terminali 5 g Oggi nella loja da team 80% dei terminali sono terminali 5G, ossia già stiamo vendendo la maggior parte nostro portfolio no nostro spunto di vendita è un portfolio che è già 5G. E, e a concludo con, con una tangibilizzazione della copertura per Brasília che va a essere probabilmente liberata nei prossimi giorni, dove di fatto noi stiamo, da un lato, o il requerimento regolatorio, o requerimento regolatorio regu... nos demanda di de attivare o 5G in 39 antenne. Noi stiamo saindo daqui a un dias con una copertura di 100 antenne qui in Brasile e questo significa 2.5 per il minimo regolatorio. E isso significa salire di cara con 50% da copertura da città, da popolazione da città, E isso per quale asauto? Perché lì il servizio vira tangibile, non fica un um servizio con un um buraco di copertura che fa con che di fatto il cliente non possa utilizzare immobilità. Assim facendo, torniamo su 5G nessa capitale, e assim sarà também nas demais, rilevante di de immediato, cioè una copertura. Assieme a un richiedimento regolatorio, dando la possibilità ai clienti di poter migrare, se poi se migrare, in un servizio disponibile da un punto di vista di copertura. Da chi è un nostro effort di continuare la lideranza da rete, che alcanziamo no la 4.5G e non muove in generale, la possa acquisire da noi, e dando ancora un passo di largata grande, lo no lancio da Springer Capitalis con Brasilia già a 2,5 per la copertura regolatoria. Pessoal, era isso che ti avevo da contare per il tuo senso, in questo break. Grazie. <fixas>